Benvenuti all'ottavo episodio di Un matematico prestato alla Disney. Oggi parleremo di Il tredicesimo invitato e lo sfrutteremo per parlare di un classico problema in matematica, il problema di Didone. Zio Paperone, Il tredicesimo invitato, è una storia scritta da Guido Martina con i disegni di Massimo De Vita. Di Guido Martina abbiamo già parlato in passato, nel primo episodio, quando abbiamo parlato della Paperiade e dell'esponenziale. E ci torniamo nell'episodio di oggi. Zio Paperone, Il tredicesimo invitato, una storia apparsa nel 1971 su Topolino 817. Il tredicesimo invitato del titolo è Roker Look, che è un nuovo miliardario del circolo dei miliardari. Paperone è particolarmente seccato da questa cosa e in questa avventura interagirà con Roker Look, che cerca di imbrogliarlo. Roker Look cercherà di bidonare Paperone, ma finirà bidonato. E come? Beh, finirà bidonato grazie a un trucco che è stato sfruttato per la prima volta da Didone di Cartagine. Vediamo qua che Paperone, che viene messo a conoscenza della leggenda di Didone dai nipotini e commenta tutto contento: quella Didone dovrebbe essere chiamata Bidone, con quanta astuzia ha bidonato il re. Ma vediamo un attimo di capire a che cosa si riferisce Paperone. La leggenda di Didone e il problema di Didone nascono molto molto tempo fa. Secondo la leggenda, Didone è sbarcata sulle coste dell'Africa, dove poi fonderà Cartagine, e chiede al re locale di poter avere un appezzamento di terra per costruire la sua città. Il re, con grande sprezzo, le getta una pelle di bue e le dice: tutto ciò che riuscirai a circondare con questa pelle di bue sarà quello su cui potrai costruire la tua città. Ma Cartagine non si dispera, taglia la pelle di bue in striscioline molto sottili, ne forma una corda molto molto lunga e con questa circonda tutta una vasta zona vicino al mare, come vediamo nella figura. In questa zona fonderà Cartagine. Ma questo, oltre ad essere una leggenda, dà nasc la nascita a un problema molto interessante di matematica. Data una lunghezza fissata, qual è la forma che deve assumere una porzione di piano con quel perimetro, con un perimetro di quella lunghezza fissata, per avere l'area massima possibile? O, in maniera duale, come si dice, qual è, tra tutte le figure che hanno la stessa area, quella che ha perimetro minimo? Possiamo vederla in questi due modi. Il problema, che sembra avere una risposta ovvia, la risposta è il cerchio risolve questo problema, è tutt'altro che ovvia. La prima dimostrazione parziale di questo risultato, ovvero se esiste una soluzione, la soluzione è il cerchio, viene trovata da Steiner a metà del 1800. Questa dimostrazione, che in realtà è molto semplice una volta che si è capito come funziona, la trovate sul bel blog di Roberto Zanasi, Gli studenti di oggi, il link sotto nei commenti. Ma mancava un punto nella dimostrazione: non si dimostrava che questa forma ottimale esistesse davvero. Questo passaggio è stato colmato da Ennio De Giorgi, un matematico italiano, nel 1954. Un problema molto semplice in cui la risposta è ovvia, ma dimostrare che quella risposta ovvia è effettivamente la risposta ha impiegato tantissime, tantissime forze. Bene, questo problema in realtà compare in tantissime questioni della natura e della matematica. Sotto in basso vedete due esempi. Le api stanno fabbricando il loro alveare e vogliono formare delle cellette per poter depositare il loro miele usando la meno cera possibile. Come fanno? La cosa ideale sarebbe, appunto, per massimizzare l'area dello spazio dove puoi infilare il miele e minimizzare la cera impiegata, che sarebbe il perimetro, fondamentalmente dovremmo usare tanti cerchi. Il problema è che i cerchi lasciano dei buchi nel piano. E allora cosa succede? Beh, le api usano la figura regolare che meglio tassella il piano, che tassella il piano essendo più simile possibile a un cerchio, ovvero degli esagoni regolari. Ma come fanno le api? Semplicemente si infilano nelle cellette, spingono con le zampette, facendo tutte così, come per magia,
La cera si dispone secondo questa struttura di esagoni regolari. In realtà il problema è molto complicato dal fatto che ai lati del favo ci sono delle condizioni al bordo che causano delle piccole imperfezioni, dei cambiamenti. Il problema è molto più complicato di come si immagina. In basso a destra invece vedete Alessio Figalli, che è un italiano che ha ricevuto la medaglia Fields 2 anni fa. E ne parleremo in una prossima puntata di Un matematico prestato alla Disney, che osserva delle bolle di sapone. Alessio ha ottenuto il premio anche ragionando su problemi di tipo isoperimetrico. E le bolle di sapone sono una risoluzione del problema isoperimetrico in 3 dimensioni. Qual è la forma che a parità di superficie racchiude il maggior volume? Beh, è la palla. E perché le bolle di sapone si dispongono così? Semplicemente perché quando formiamo una bolla di sapone abbiamo una certa quantità di sapone che viene utilizzato, l'aria che soffiamo dentro è fissata e il sapone si dispone in modo tale da, avendo fissato il volume che c'è all'interno, di minimizzare la superficie che contiene questo volume, così da massimizzare in realtà lo spessore della bolla e quindi la resistenza della bolla. E magicamente, appunto, vengono queste forme sferiche, semplicemente perché si sta risolvendo il problema isoperimetrico, il problema di Didone. D'ora in avanti, se non avete letto la storia, fermatevi perché facciamo un piccolo spoiler su come finisce Zio Paperone, il tredicesimo invitato. Zio Paperone, appunto, rischia di essere bidonato da Rockerlu, che vuole vendergli pelle di bisonte, che è un terreno improduttivo, a un prezzo di 1000 dollari al metro quadro, e Rockerlu e Paperone firmano questo contratto. Ma Paperone dice che comprerà 2 metri quadri di terreno compresi nella pelle di bisonte. Questa pelle paga quindi 2000 dollari a Rockerlu, fa tagliare ai nipotini con il trucco di Didone la pelle di bisonte in striscioline sottili sottili. Esattamente, dice a Rockerlu, sto usando il trucco di Didone, e i nipotini, come vedete nella terza vignetta in basso, usano la corda che hanno costruito per circondare un terreno vicino al terreno improduttivo pelle di bisonte, ovvero un terreno pieno di pozzi petroliferi di Rockerlu, che Paperone riesce ad acquistare per dei miseri soldi, sfruttando esattamente il trucco di Didone. Questa piccola leggenda, che è riportata qui molto fedelmente in questa storia di Guido Martina, ha dato la nascita a un'area, è un problema, a un'area importantissima della matematica che ha tantissime collegamenti con la fisica, con il mondo naturale, quindi anche con la biologia evolutiva, se vogliamo, ma anche con aree molto molto diverse come le scienze sociali. Davvero una leggenda e una storia di questo tipo può portare a riflessioni molto interessanti sulla storia della matematica. Per questa puntata di Un matematico prestato alla Disney è tutto, ci vediamo la prossima settimana.